che tira su grazie alla prodezza della sua meglio gioventù, ovvero un cartone d'agosto, ispirati sia nelle giocate che nelle conclusioni, contro un San Gregorio pulitivo e tenace in difesa a centrocampo, ma assolutamente evanescente in avanti. La squadra di Campanella, nonostante abbia marcato una supremazia costante e sfiorato un paio di volte il gol, ha dovuto aspettare gli ultimi secondi del primo tempo per schiodare lo 0-0. Merito di Incardone, appena prelevato al Santa Croce, che da posizione defilata ha designato un arcobaleno mancino che si è spento all'incrocio dei palli. Applausi convinti e squadre al riposo. Dalla ripresa, subito in gol il capocannone del campionato d'agosto, che ha ubriacato con una finta il suo avversario e poi di forza spedito in rete. Timida la reazione degli ospiti, che però hanno trovato il gol della speranza con Blatti, brava a calciare un calcio di punizione velenoso e beffardo al limite, che non ha lasciato scampo a vitale. Sul 2-1 gli ospiti hanno provato a stringere i tempi per agguantare il pari, ma ad un quarto d'ora dal termine sono rimasti in 10 per l'espulsione di Blatti per doppia ammonizione. A quel punto non è stato difficile per i biancorossi acquistare il vantaggio e alla fine riuscire a portare a casa 3 punti che mancavano il 18 novembre scorso e mercoledì nuovamente in campo per la Coppa Italia semifinale di andata contro la Tiger al Comunale.
Thank you.